delle stelle. Nella seconda metà del Cinquecento, l'Italia era un paese abitato da molti grandi artisti, scrittori, musicisti e studiosi. In quell'epoca nacque a Pisa un bambino, aveva le stelle negli occhi e i suoi genitori lo chiamarono Galileo. Galileo divenne grande, studiò matematica e fisica e fece molti esperimenti che passarono alla storia. Scoprì, ad esempio, la legge della caduta dei gravi, dimostrando che due pali di peso diverso cadono alla stessa velocità. Oh! Poi, un giorno, dopo aver inventato anche il telescopio, iniziò a scrutare il cielo e a scoprire tantissime cose interessanti. Scoprì che la Luna era coperta da catene di monti e profondi valli, che il Sole aveva sulla superficie delle strane macchie e che Giove aveva quattro satelliti, o stelle, come le chiamava lui, che gli orbitavano attorno. E soprattutto che il sistema tolemaico, secondo il quale Sole e i pianeti ruotano attorno alla Terra, era del tutto sbagliato. Per questo e molte altre scoperte, Galileo divenne molto famoso in tutta Europa. Ma sostenendo che la Terra non era il centro dell'universo, era andato contro la Bibbia e, peggio ancora, contro la Chiesa. Fu processato al tribunale del Papa e tutti videro che non aveva più le stelle dentro gli occhi. Galileo fu condannato a passare il resto della sua vita rinchiuso in casa, sotto sorveglianza. Ma aveva ancora le stelle in mente e nessuno poté impedirgli di pensare alle meraviglie dei cieli e ai misteri dell'universo e di trasmettere le sue idee alle generazioni che lo seguirono.